Noi veniamo da Cava di Reni, sono il vicepresidente Alessandro Falcone dell'associazione Trombonieri Borgo Scaccia Venticroce, un'associazione storica che si promuove sul territorio nazionale per le rievocazioni storiche e manifestazioni assimili. Stasera siamo stati invitati qui per questo corteo e per la scacchiera vivente dal comune di Cutro. Ci sarà un corteo e poi esibizioni sia di sparo con l'archibugio, che è una replica di una arma storica d'avancarica. Ci saranno sia esibizioni di sparo con gli archibugi che esibizioni di bandiera, alfieri, sempre un altro gruppo di Cavalli di Reni che ci accompagna stasera. Vai Carmine! Timpano. Accompagneremo con le trombe gli sbandieratori. Filippo II, re di Spagna. Anna Maria d'Austria, la consorte di re Filippo. La figlia del re. Che bella regina. E che alla fine della partita accompagna il vincitore, il puttino. Oggi avrà seguito la rievocazione storica di Utrecht della partita a scacchi avvenuta nel 1575 alla corte di Spagna tra Monsignor Ruy López de Segura, cardinale della corte spagnola, e Giulio Nardo Ribona, campione europeo di scacchi. E la partita rievocherà appunto questo torneo avvenuto in epoca del XVI secolo, nella quale il nostro campione, grazie alla propria vittoria, riuscirà a far nominare la nostra città, appunto città di Cutro, esentandola dalle tasse per circa 20 anni, nonché devolvendo la somma di denaro ottenuta dal torneo ai beni cutresi. Io fanno dire, io fanno fiore delle gente. Io sono una dama, dovrò portare lo stendardo. Carlo? E io devo portare una dama. Devi accompagnare la dama? La regina, la partita scacchi. Ma un da pareggio, no, per la pareggio. Cioè, che si fa stasera? Stasera che si fa? Gioco di scacchi. Il gioco di scacchi. Thank you.
siamo alla 21esima edizione di questa rievocazione di gara scacchistica alla corte del re di Spagna tra il campione dell'epoca, cardinale Luis López, e un nostro egregio concittadino che è Gio Leonardo di Bona. Loro si erano già incontrati a Roma e il nostro concittadino aveva avuto la peggio. Alla prima occasione, e diciamo dopo tante vicissitudini che ha vissuto, è riuscito a ritornare alla corte del re di Spagna e a lanciare la sfida a questo campione. In 5 partite in pratica è risultato il vincitore e ha portato benefici alla nostra comunità del tempo, tra le altre cose chiese l'esenzione dalle tasse per i cittadini venuti. Accidenti, questo è il quadro che mi piace vedere puntualmente ogni anno. Pronti per rivedere, rivivere, riassistere ancora una volta ad una storia che evidentemente si ripete qui da 21 anni a questa parte, ma per chi ha buona memoria almeno da 500 anni a questa parte. Pronti per assistere all'accensione dei vulcani di fuoco, per suggellare e quindi dare lo start iniziale alla 21esima edizione degli scacchi viventi di Cutro. Applausi per tutti!
partita. Il gioco degli scacchi delizia le corti di tutta Europa. Due campioni si sfideranno. La borsa è pronta. Vinca il migliore. Sono stato proclamato campione d'Europa degli scacchi e lo dimostrerò in questa partita che sarà ricordata nella storia e nella tradizione. Prima di iniziare il mio dovuto omaggio al re di Spagna e il saluto al mio degno avversario Leonardo Libona. A voi, o re di Spagna, porgo il mio dovuto omaggio e quello del mio paese, Cutro. Un saluto al mio degno avversario, Leonardo Monsignor Luis López, e la corte qui convenuta. Ah, e allora a questo punto, cari amici, può iniziare la partita, anche per noi. Mandi regina in quarta casa. Il bianco inizia con una tipica partita di donna, evidentemente non vuole rischiare troppo. D'altro canto, quest'ultima partita potrebbe rivestire un'importanza particolare, quindi non vuole, diciamo così, sguardirsi eccessivamente già dalla partita. Fante di regina in quinta casa. Fante di alfiere di regina in quarta casa. Questo tratto caratterizza il cosiddetto gambetto di donna. È un'offerta di un pedone che però in realtà si recupera facilmente. Fante di re in sesta casa. E il nero difende il pedone che è stato attaccato. Cavaliere di regina in terza casa di alfiere di regina. In questa fase i due giocatori si stanno concentrando su una casa in particolare, la casa D5. Il bianco la continua ad attaccare e il nero continua a difenderla, giustamente. Cattura alfiere di re e dà scacco. Leonardo ha infilato una serie pazzesca di mosse sorprendenti, un ennesimo sacrificio al culmine di, una, di un assalto condotto in maniera spettacolare. Come vi dicevo prima, l'alfiere camposcuro del nero era in grado di svolgere un'azione difensiva notevole e lui, sacrificando la torre, lo sottrae proprio per poter utilizzare le debolezze che questa mancanza potrebbe creare. Regina in ottava casa di cavaliere di re e da scacco matto. Questo è il coronamento dell'assalto di Leonardo. Ha indebolito le due ultime traverse e, utilizzando magistralmente l'azione della donna, è riuscito a dare uno spettacolare matto. E quindi così, il risultato è di 3-2 per Leonardo, che vince invece. È stato molto facile a battere Monsignor Lopez, il mio più bravo giocatore, e per questo meriti che la tua fama valichi i confini della Spagna, dell'Italia e dell'Europa intera.
Nei secoli a venire sarai ricordato come il più grande scacchista del XVI secolo. Per premiare la tua bravura, chiediti una grazia, ti sarà concessa. Maestà, io non tengo il gran conto nei titoli e nei ricchezze. Soltanto la passione per gli scacchi mi ha condotto alla vostra splendida corte. Vi chiedo però, con vostra licenza, che il mio paese, Cutro, che amo più di me stesso, venga proclamato città ed il popolo preservato dal pagamento delle imposte per quanto tempo sua maestà vorrà. I loro sentimenti protegge anche Cutro. E tu, Leonardo, che tieni così tanto al tuo paese, ne sarai ambasciatore. Tutto quello che hai chiesto ti sarà concesso. Per volontà, quindi, del sovrano Filippo II, re di Spagna, nell'anno di grazia 1575, il paese di Cutro venne solennemente e ufficialmente proclamato città e i suoi abitanti furono esentati dal pagamento delle tasse per la durata di 20 anni. Vittoria su tutti i fronti. Su tutti i fronti. Su tutti i fronti, non si è lasciato sfuggire nulla. Niente. E allora, caro maestro, viva Leonardo di Bona, viva la città di Cutro. Di